Allora, l'unica cosa che manca dell'altra lezione è lo strumento toppa. Lo volete vedere 5 minuti Sì. poi? Allora. Of course. Allora. Fatemi cercare che non è qui, ma qui. Qui. Incominciamo da qui. È uguale, la tecnica è uguale, a differenza invece di fare livelli, lo fa su un livello solo, è un po' più macchinoso però. Comunque, torniamo, tanto io alzerò la risoluzione, perché io necessito di spazio. Allora, l'altro giorno siamo partiti da qui. Giusto, vi ho fatto vedere attraverso le selezioni e la copia della selezione ai livelli come ripulire una foto usando selezioni e livelli, giusto? Sì. Alternando lo stampino e tutto il resto. Lo strumento toppa, ora mi devo ricordare dove l'hanno infilato. Dovrebbe essere no, su. Il timbro, sì, timbro clone. Questo è pennello artistico, qui bacchetta magica. Toppa, l'hanno messo qui. Bene, lo strumento toppa, vedete, è quell'iconcina fatta a toppa, cerottino, cerottina, è una toppa. Ora non so se lo vedete, però ora dovete andare nei puntini sotto la lente di ingrandimento e trovare, cercare strumento toppa. Lo strumento toppa funziona più o meno come le selezioni, nel senso, bisogna, intanto ingrandisco quello che gioca, se me ne occorre, fare un'area che deve essere ricoperta. Ora, in questo caso lo faccio lo strumento toppa, sicché è come se avessi il lazzo in mano. Lo chiudo, ho una selezione. A questo punto, con il ragionamento dell'altra volta, cioè o si copre a sinistra o si copre a destra, un alto o un basso. Ora, in questo caso, perché c'è New York, bisogna prendere o sinistra o a destra. Prendiamo la destra. Allora, lui automaticamente, quando lascio il pulsante, vedete i bordi là sono netti? Guardate cosa fa. Questa è la differenza tra farlo a mano e lo strumento top. E lui calcola anche la luminosità. Fa un po' di danno, fa, è per questo che vi ho spiegato il metodo tradizionale, perché in alcuni casi va bene, in altri no. Naturalmente sopra ci sono tutta una serie di opzioni che consentono di agevolare la faccenda. Per esempio, io davo trasparente perché quello che vado a copiare rimanga trasparente e me l'ha messo dietro, vedete? Cioè qua sopra nella barra c'è trasparente, usa trasparenza per la fusione della correzione. Poi c'è usa pattern, praticamente riempie la selezione un motivo. Poi c'è la dimensione, questa mi sembra sia la diffusione della sfumatura. Infatti, se l'aumento o se la diminuisco, se la diminuisco il valore è diverso. Comunque, tolgo la selezione e fa questo lavoro qui. E lui mi fa tutto su un livello. In questi casi è bene non usarlo, ci sono altri casi invece che è comodo, non so, l'erba, il cielo, queste cose qui. Queste sono cose delicate, vanno fatte negli antichi. Sicché questo è lo strumento toppa, lo stampino ve l'ho fatto vedere, quelle altre cose, però non c'è altro perché c'è pennello correttivo, c'è, fa un po' vedere se mi ricordo male, poste in base al contenuto, ve l'ho fatto vedere perché era quella foto sull'erba e ho selezionato. Quello funziona, cioè non funziona come la toppa, ma legge praticamente quello che gli sta intorno e riempie il contenuto di quello che gli sta intorno. Niente,
Poi altri strumenti direi basta, tanto la lezione c'è registrata. Allora, per quanto riguarda bianco e nero, allora, riapriamo il file fornito. Come si chiamava? IMG2182 Fede. Allora, mostra il profilo incorporato. Allora, i paesaggi in bianco e nero, come avete visto qualche l'altro mese, non è proprio una passeggiata convertirli in bianco e nero. Comunque, tanto questo me lo metto qui, così ho la foto a portata di mano. Allora, la prima cosa da fare è andare sui livelli di correzione, tonalità, saturazione. Saturazione al minimo. Ora intanto ve lo faccio vedere e poi ve lo spiego. Io a questo punto ho creato un livello dove gli ho applicato saturazione 0. In questo modo ce l'ho in bianco e nero. Ora, per regolare i toni, come vi ho fatto vedere tempo addietro su Camera Raw, bisogna inserire un altro livello di correzione che potrebbe essere bianco e nero, potrebbe essere dov'è? Correzione colore selettiva oppure quello e quell'altro messi insieme. Allora, partiamo da quello più semplice, bianco e nero, che ve lo ritrovate in Camera Raw. Allora, se vado sui livelli, come potete vedere, ho bianco e nero e tonalità saturazione che deve essere in cima. Nel mezzo ho bianco e nero perché vabbè, con bianco e nero si potrebbe evitare. Comunque, facciamo una cosa: dimentichiamoci bianco e nero, usiamo correzione colore selettiva. La correzione colore selettiva è simile a quella che avete visto in Camera Raw, perché ho i vari colori: rossi, gialli, verdi, ciano, blu, magenta, bianchi, neri e neutri, che io vado a modificare nella foto. Allora, intanto disattivo questo, guardo dove devo intervenire. In questo caso ho dei gialli, dei blu, dei verdi. Allora, cominciamo per grado. Selezioniamo correzione colore selettiva. Andiamo sul ciano, cioè sul blu. Aumentiamo e diminuiamo il ciano. Vediamo cosa succede. E aumento gli slider. La magenta non c'è dentro. Però il nero sicuramente c'è, sicché il blu, il ciano. Ora, questo è un po' anomalo per fare queste correzioni, però consente di gestirla in maniera abbastanza approfondita. Mescolato poi a altri strumenti, si riesce a fare quello che si fa con Camera Raw e con Lightroom. Allora, poi si era detto i gialli. Gialli, aumento il giallo, vedete come cambia. Poi se c'è questa cioè, la componente seleziona nel colore o dalle altre parti mi interviene nel canale del giallo. I neri sono gli scuri. E questo andrebbe fatto per tutti i selettori. Più selettori si scelgono, più probabilità si ha di andare a toccare tutti i toni dell'immagine. Poi al relativo e assoluto sono dei valori, come dice la parola stessa, o relativi, cioè relativi vuol dire che sono, cioè non sono, cioè non è matematica, nel senso se io do un valore del nero ai bianchi, cioè agli scuri del 100%, se gli do relativo, è relativo alla quantità di colore. Se gli do assoluto, vedete, relativo, assoluto, relativo, assoluto. Assoluto è proprio più 100, mentre più 100 sul relativo vuol dire in base al profilo e tutta una serie di cose, mettimelo alla massima densità. Però questi sono tecnicismi da cromista, però potete comunque benissimo sperimentare.
L'assoluto di solito si usa quando si fanno selezioni del colore. I neutri. Diciamo, è sempre una cosa occhio, perché se ve la faccio il densitometro dovreste... Però già così si deve... Sì, ma... Sì, no, delle nuvole che... Ora, questo è un metodo, perché qui vai a intervenire, vedi, sui primari e secondari di colori, no? Poi, avendoci messo la saturazione, se ti fai, vedi? Io... Cioè, questa sarebbe la foto... con tonalità saturazione modificata. Io volendo posso aggiungere altri livelli di correzione, tipo dov'è? Lo devo cercare. Consultazione fotografica, bianco e nero, cioè, posso aggiungere il bianco e il nero. Allora, vedete che ricambia a sua volta. Ora, questa è una cosa aggiuntiva, perché potrei fare benissimo così, togliere i livelli di regolazione, fare direttamente in bianco e in nero, usare solo quello. Però questi metodi si possono utilizzare in contemporanea, perché qualcosa cambia sempre. Bianco e nero è un po' piatto. Sì, bianco e nero è un po' piatto, però se usato, sì. Per esempio, io vi dico rossi, già cioè, ce ne ho sei. Cioè, ho praticamente la solita pappa dell'altra soluzione. Allora, ci sono due modi. Allora, dimentichiamoci un attimino del bianco e nero. Se io voglio amplificare l'effetto di questa correzione selettiva, faccio altro che duplicare il livello, sicché lo trascino sull'icona del nuovo livello, e lui non fa altro che rafforzare, cioè raddoppia, come mettere un filtro ND davanti alla macchina doppio. Se io ce lo metto tre volte, me lo triplica, chiaro? Sicché o lo raddoppio e lo metto in trasparenza, oppure cambio strumento per raffinare la selezione, si è detto che anche è nero, e vado a intervenire un'altra volta sui colori. Ora sembra, se ora siamo arrivati a simulare l'infrarosso, perché l'infrarosso fa le piante bianche e il resto grigio. Ora faccio una cosa estrema, giusto per farvi capire. Sicché se vado sui livelli, questo effetto è dovuto perché io ho aumentato il rosso. Non è finita qui. Io, allora, se vi faccio vedere la foto a colori, se io interpongo sopra la foto un filtro colorato, come si fa con la macchina fotografica, riambia ancora. Sicché in questo caso l'arancione, però se io uso, ora non mi ricordo qual è, mi sembra il celeste. Ciano. Sì, il celeste, cioè gli do 100% di ciano. Infatti ho modificato il cielo. Ho modificato il cielo. Sicché tutte le nozioni di fotografia dell'uno, quando non c'era nessuno, ve le riportate qui. Ora, il problema di queste trasformazioni spaventose è che se io vado a ingrandire, vedete come viene danneggiata la foto. Questo non è il rumore, questa è la compressione JPEG, chiaro? Sicché se lo fai, cioè mentre qui è meno, ora il Mac, se io mi faccio una giratina sulla foto e mi guardo i particolari, pensavo peggio, no, la compressione è evidente perché era un JPEG già compresso, sicché si vedono, sicché valutate queste sono operazioni, anche se sono livelli di correzione non distruttivi, riuscite a prendere una foto e devastarla completamente, cioè ho fatto una foto all'infrarosso partendo da una foto a colori normale.
bisogna sempre lavorare a 16 bit. Ora ho lavorato a 8, però andrebbe aperta a 16 e convertita a 8. La conversione si fa a fine a fine modifiche? Da 16 a 8? Sì, sì, da 16 a 8 la fai quando te devi andare and è finito. E poi fai la conversione dei valori. Perché in questo modo, ora io posso togliere tonalità saturazione perché ho lasciato bianco e nero, perché se lascio il bianco e il nero col celeste mi modifica solo il celeste, però il bianco e il nero è abbastanza devastante. Ce n'è ancora un altro di metodo, che è miscelatore canale. Allora, miscelatore canale lo metto sempre sopra alla foto, come vedete, è questo qui. Miscelatore canale non fa altro che spostare la quantità di informazione, vedete qui c'è rosso 100 perché sono sul canale del rosso, qui c'è scritto canale in uscita, rosso, verde o blu, cioè ho il 100% di rosso perché sono sul canale del rosso, posso prendere dal rosso delle informazioni e spostarle sul verde o rimuoverle dal verde in negativo. Oppure sul contrasto, cioè ricordatevi il discorso di cos'è il rosso, cos'è il verde e cos'è il blu, perché è importante quando si lavora bianco e nero. E poi c'è la costante è non è la luminosità in questo caso, sarebbe la densità del colore, la quantità, diciamo è la luminosità, ma non è, ora non mi viene il termine. Però anche un miscelatore canale impilato a tutto questo si può ulteriormente intervenire su una serie di parametri. Il miscelatore canale è un po' più complesso perché non aggiunge, rimuove. Se guardate i canali, ora sono tutti uguali, vedete, rosso, verde e blu, perché ho creato il bianco e il nero. Però io posso interagire sul contrasto e aumentarlo. Vedete, ora però incomincia a creare degli artefatti. Sicché troppo contrasto naturalmente mi dà un avvertimento, questo avvertimento diciamo sarebbe dell'inchiostro, sicché nella stampa della densità minima e massima, praticamente vuol dire che c'è troppa roba, ce n'è troppo poco, c'è troppo poca, no, ma ce n'è troppa. Comunque si riesce a modulare in qualche maniera ogni singolo canale, sicché tono medio, luminosità e contrasto con miscelatore canale si miscela. Altri metodi, se non mi sbaglio, non ce ne sono altri. Questi sono tutti i metodi. Ora controllo. Vabbè, le curve, l'esposizione. Ah, ecco, il bilanciamento colore. Sì, c'è anche il bilanciamento colore. Il bilanciamento colore serve per le ombre o per le dominanti. Perché posso dare meno ciano, cioè più ciano o più rosso. Oppure più magenta, più verde, più giallo, più blu. Sicché tutti questi strumenti usati insieme serve per raffinare quello che fate, perché se incomincio a togliere roba, vedete? Cioè qui è bianco, qui è no. Però questa è più luminosa, qui qua ci ho messo il miscelatore canale, qui mi ha rimescolato i canali. Se vado a zoomare i dettagli ci sono sempre, l'importante è sempre controllare che ci siano queste, cioè, i particolari. Ora, il dramma viene qui, sulle frange degli alberi, qui qualcosa succede sempre perché praticamente per fare questi metodi servivano, perché poi ci sono altri strumenti, per creare delle maschere, cioè delle selezioni, cioè se voi dovete anche ritoccare un volto, per fare delle per scontrolare i capelli si utilizzava una maschera partendo dal bianco e nero con questi strumenti, creavi una maschera, la facevi in bianco e nero e scontornavi, andavi a spennellare questa maschera. Sicché questo non è proprio base base, ma insomma è per farvi vedere le varie cose. Ah, lo strumento che avevo ricordato a lei per raddrizzare le foto in automatico, se mi ricordo dov'è, il righello,
strumento, matita, il righello, l'hanno rimesso qui. Righello, strumento righello. Bene, voglio raddrizzare questa foto. Lo strumento righello, ho questo cursorino qui con una riga. Seleziono il punto d'origine, con lo shift faccio una riga perfetta, ma in questo caso non è perfetta perché la foto è leggermente inclinata. Definisco il punto finale, vado su immagine, c'era una volta rotazione immagine, altro, e lui mi dice questa immagine è inclinata di 0,06 gradi in senso antiorario. Gli do ok e lui me la drizza. Però in questo caso è minimo. A 0,06 Ma non quello è la segui la linea. linea Sì. dell'orizzonte praticamente. Sì, allora io ho impostato. Non fai Se... una linea dritta, No, una linea devi seguire la linea sempre. dell'orizzonte, sì, No, ok, certo. è Sicché l'orizzonte. se io facessi una linea così e poi vado su immagine, rotazione, altro, lui mi dice questa linea è 25 gradi, gli do ok, fa così. Capito? Sicché serve per l'orizzonte, sicché se Quindi dopo si è l'orizzonte fatta la linea, dove si va? devi seguire l'orizzonte, No, segui l'orizzonte. immagine, Ah, dove si va? Immagine, rotazione rotazione. immagine, altro. Ah, ok. E automaticamente ti dà l'inclinazione di questa Ah, linea. ecco, sì. Chiaro? Quindi però se si seleziona l'orizzonte Sì. e poi si fa Devi altro. andare su altro perché sennò non ti dà il Sì. valore, eh. E se, però se si mette 0 gradi, lui me la mette a 0 gradi? No. No, cioè se ti fai una rotazione di 0 non te la ruota, perché se io vado immagine, rotazione A, Ah, lui ti dice lui ti quanto la stai misura, ruotando con quella sì, selezione. brava, se io gli devo 0 in senso antiorario, non fa Ok, nulla, capito? no, Se io capito. prendo questa linea e gli faccio così, vedi in alto Sì, ti sì. dà i valori, Ah, sì. vedi? Sì. Lui ti misura effettivamente l'inclinazione di questa linea. Capito? E ti dice la stai inclinando di Di X, capito? E antorario su, o orario? brava. Antiorario e orario, questo lo dici di te, però Sì. è logico se glielo dai in senso Sono due orario. antorario orario, sono Sì, due. brava. Sicché, allora, per fare anche nel Photoshop, queste sono le tecniche. Le potete impilare una sopra l'altra, potete fare qualsiasi cosa, potete duplicarle, triplicarle. Posso aggiungere, duplicare un livello, come vedete, mi raddoppia l'intensità. È logico che ora sto andando a senso, però sto seguendo una logica, ecco. Per gestire queste cose vi dovete rifare qui al discorso sui grigi del sistema zonale, al discorso di cos'è il rosso, di cos'è il verde, di cos'è il blu. E poi dovete sapere, dovete conoscere qualche nozione teorica, tipo a cosa serve il filtro arancione, a cosa serve il filtro. Sì. Se no andate a occhio, che penso sia la soluzione migliore. Noi, cioè, si pensava di fare anche un'aggiuntina al corso base per chi volesse 2 giorni barra un giorno, dipende, per di camera oscura. Cioè, per districarci Cioè, no, aspetta, meglio. di camera oscura, camera oscura in laboratorio o di tecniche di camera oscura applicate? Tutte e due. Perché di camera oscura che non la prendo in mano io è 20 anni. No, ma c'è. Ah, no, 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 ecco, c'è c'è chi ce Nicola l'ha. Cafoni che comunque lui lo fa sempre. E giusto perché anch'io voglio dire, tanti magari di queste cose del bilanciamento del RGB, blu, quanto togliere, mettere così, tutto è nato da quello, Sì, no, è tutto dalla lì. camera oscura e quindi. Ah, no, pensavo mi stavi chiedendo a me un prolungamento No, in no, 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 noi base. si pensava di proporlo per quest'anno, Perché? non si è mai fatto perché abbiamo il kit, abbiamo tutta l'attrezzatura e si pensava potesse essere capito meglio ripartendo dalle basi Sì, io di sai, camera le oscura, visto basi che sono quelle, nel senso.
che una volta ha preso, poi anche lì, perché lì è tutta una questione di acidi, di sì, allora, di il discorso, per esempio, vi faccio un ipotesi. Nel film La lucina rossa e poi esce fuori l'immagine, sì. Già lì cioè, uno si regola poi. Allora, il discorso, lei c'era, mi sembra, quando si è fatto il discorso della calibrazione del monitor. In camera oscura avete la lucina rossa, quando calibrate un monitor avete la luce ambiente, che è la solita cosa. Ora, in bianco e nero è un pochino diversa, però le problematiche sono le solite, solamente sono applicate. Dovete andare a rivedere cos'è il rosso, cos'è il blu e cos'è il blu. Ti ricordi, ho fatto una lezione dove ho detto che allora il rosso e il verde sono più o meno toni medi, poi c'è il verde, cioè il rosso e il verde, il blu è il contrasto di una foto. Ora, in questo caso, come vedi, tutti i canali sono uguali, ma perché è pesantemente manipolata. Però se io questa, facciamo una cosa, la salvo, la metto qui, torniamo da capo e facciamo un ripassino. Se io prendo la foto originale, io avevo detto, allora c'era il, allora, aspetta, facciamolo con i valori tonali. Allora, questi lì, proprietà info, devo cercare il navigatore istogramma. Allora, se io vado, guardate l'istogramma, se io vado sul rosso mi dice una cosa, se vado sul verde me ne dice un'altra, se vado sul blu me ne dice un'altra ancora. Bene, se io volessi modificare, allora, eri te che mi dicevi della luminosità del contrasto, perché non si usa, c'è ma perché non si usa? No, sì, io l'avevo detto. Ecco, ora ve lo spiego. Allora, luminosità e contrasto serve per le immagini in scala di grigi per trasformarle in bianco e nero. Cioè, se io prendo questa immagine, vado su... dov'è? No, no, non su questa, sotto. Vado sul blu. Guarda, faccio una copia, immagine, regolazione, luminosità, contrasto, guarda cosa fa, Queste e quelle fa la luminosità e contrasto. Questo serve esclusivamente per convertire selezione, cioè immagine a scala di grigi in maschere. In maschere sono selezioni, come abbiamo visto l'altra volta, capito? Su una foto, se fai queste cose qui, è altamente distruttivo perché mi crea dei buchi. Allora, sull'istogramma, sì, sull'informazione della foto. La solita cosa si può fare con le curve. Le curve sarebbe il tempo d'esposizione in camera oscura, che è collegato a tutta una serie di altre cose. Però, allora, qui ci sono, vedi, 1, 2, 3, 4, è diviso in 4, non è diviso a 4 perché gli garbava dividerlo in 4, perché si parla di un quarto di tono, un terzo di tono, mezzi toni e luci, oppure alte luci, ombre e toni medi, ce ne sono diversi. In camera oscura di solito si dava dei tempi alti e bassi in cima e in fondo per applicare un po' di contrasto. Ora se andavo sul canale del blu, vedi l'istogramma è tutto bucato? Questo è sbagliato, perché vuol dire che hai creato dei buchi, non ci sono più delle informazioni. Però questi sono tecnicismi, nel senso, all'amatore non è che gli interessi intanto queste cose, io ve le dico perché non mi costa nulla dirvelo, però se volete toccare delle foto e poi andare in produzione o stamparvele dove vi pare, sappiate che questo è altamente distruttivo. Cioè, il contrasto si crea in altri modi, questo è il metodo più veloce, cioè, poi vi ripeto, non è che me lo sono inventato io, cioè, io sto applicando nozioni di fotografia tradizionale applicare a Photoshop, è tutta lì la zuppa, lo so, però ti ripeto, lo fai uguale Laura, non è che non lo fai, però vai a occhio, che può andare bene, nota bene, non è che io... capisci meno il... Sì, va bene, io
cioè non è che non sto formando dei ritoccatori o sapendo delle cose ti viene automatico pensare sì, in un certo modo, invece lo fai perché come Marco sa usare benissimo la reflex, però è un po', ha dei problemini sul digitale. Con le nozioni che ha lui farebbe presto, però è proprio a di lì, cioè nel senso è comprensivo, nel senso non è un ragazzino di 20 anni. Quando si lavora così, il primo livello si sblocca? Il primo livello di solito faccio la copia. Ok. Poi ognuno può fare di pare. Io la copia duplica la faccio livello, sempre. Quindi. Duplica livello, lo fai in 3-4 modi. Allora, mi sono perso, volevo dire. Allora, intanto, guardiamo una cosa di questo bianco e nero. Intanto, l'istogramma mi dice che qui si parte dalle ombre a quasi medi. Sicché sarebbe un po' clippata, mancano delle informazioni. Infatti, di bianco qui c'è veramente poco. Sicché, per sistemarlo, aggiungo una correzione ai livelli. E sistemo il bianco e il nero e mi vengono i bui perché non lavoro a 16. Se io gli dico per favore mettimi a 16 bit o a 32, lasciamo perdere, perché mi viene uguale, perché le correzioni le dovevo fare prima. Se io piglio qui che mi ricalcola l'istogramma, ora è pieno, però sono a 16 bit. Perché allora da 8 a 16 è come se invece di avere 11 passaggi ce ne avessi 100, ho messo subito. Quando si fanno questi interventi bisogna sempre metterlo a 16 bit. Sicché con i livelli ho clippato i livelli in entrata. Allora, naturalmente mi fa il buco, ripigio qui, lui mi ricalcola l'istogramma e ora ho un picco di toni medi. Del bianco non mi interessa perché ce n'è anche troppo, secondo me, perché diventa l'infrarosso con tutti i problemi connessi e interconnessi. Poi, a questo punto, volendo, una volta si è fatto le correzioni basilari sui colori, uno può andare lì col pennello e mascherare delle zone. Vedete, qui c'è una catenella con un foglio bianco. Cioè, se io vado su un livello tipo, se lo trovo uno tipo questo del bianco e nero e prendo un pennello, cioè faccio una maschera e incomincio a disegnare qui, come vedete lo posso ancora ripersonalizzare, che sono innumerevoli le possibilità. A me andrebbe già bene così, detta fra voi. Uno se la può complicare quanto gli pare la vita, ecco, questo è più voglio di. Poi, come vi ho fatto vedere, il discorso di aumentare i dati, il listogramma, quello è ancora un altro discorso, però. Qualcosa di bianco e nero ti conviene scattare direttamente in bianco e nero? No, allora ti puoi scattare in bianco e nero, ma deve essere in RGB. Cioè, se ti scatti in bianco e nero la macchina fa uno scatto a colori in bianco e nero, che non è la solita cosa. Faccio vedere questo, se io questo lo salvo, guarda. Ora in questo caso i canali sono tutti uguali, sarebbe in bianco e in nero. Allora io la salvo a 16 in JPEG, la riapro, se lo trovo, è chiuso senza occhiali, non ci vedo assolutamente nulla. Fede, ti ho chiamata a 2. Dove mi ha messo? Sulla scrivania? Boh, risalvo, vabbè. Sono i misteri delle cose quando uno guarda dove le mette. Allora, Fede 2. Eccolo qui, guarda. Scrivania, era sulla scrivania, sì. Una volta i Mac si ricordavano l'ultima cosa che avevi fatto, c'è più religione. Allora, intanto, si è detto rosso, verde e blu, sono tutti uguali. Mm-hmm.
per ritornare devo fare scala di grigio, elimina, immagine, metodo, RGB, e purtroppo sono sempre uguali, perché l'ho pesantemente manipolata e così rimane. L'unica cosa che ho fatto è che l'istogramma è più cicciotto ed è l'immagine 8, sicché così va bene, vuol dire che c'è ciccia, chiaro? È cicciotto e ciccia. Allora, se no io faccio ciano magenta e glielo metto in tasca, colori di separazione, immagini, metodo, RGB. È uguale, perché niente, questa cosa non me la ricordo, porta pazienza. Quindi se noi fotografiamo in bianco e nero, sì, dalla reflex. Te lo faccio vedere, guarda, c'ho delle foto. Dobbiamo fare come hai fatto te il passaggio per lavorarci in RGB. Allora, aspetta, ti faccio vedere un RAW, non ce l'ho qui ma ce l'ho di qua, nella cartella RAW, in bianco e nero. Questo è un RAW, questo è un NEF per gli amici. No, non è questo. Questo non è in bianco e nero. Fai vedere. No, questo però sì. No, sto cieco. È la vecchiaia. E c'erano. Come li vedi grossi, vai, io sono accecato, necessito di... Quindi in bianco e nero devo infilare. Aspetta, via, apriamo qui. Ora, se riuscissi a raccattabile foto in bianco e nero, ve lo faccio vedere. Io scattai delle foto in bianco e nero con una di 60. Eccoli qua. Sembrava ci fossero. Allora, questo logo, no. Comunque, no, questo mi ricarica il colore. Comunque, questo l'avevo scattato in bianco e nero. Mi ha fatto il JPEG, però mi ha fatto il RAW, che era a colore, perché non esiste il RAW in bianco e nero. Per quanto ne sappia io, poi non so se hanno cambiato con le litro. Queste erano immagini in bianco e nero. Comunque, queste violano. Se vi faccio vedere il JPEG, che è. Qui. Allora, questi sono i JPEG di quelle immagini e queste sono in bianco e nero. Scattate in bianco e nero. Se io ve lo apro con Photoshop, questo che la chiudo è meglio. Se io ve lo apro con Photoshop, questa non è un'immagine a scala di grigio. Questa è un'immagine standard RGB, intanto rosso, verde, sì, e blu. Però il JPEG è in bianco e nero. Il JPEG lo facevo anche discreto, mentre il NEF naturalmente non può essere in bianco e nero, a colori. Però vi insegno un giochino. L'impostazione è RGB, sì, è RGB, però lui probabilmente anche la macchina, no, la macchina rimane o RGB o Adobe RGB, uno dei due. Però vi insegno un giochino: se scattate in bianco e nero con la macchina e riuscite a ottenere delle cose così, che sono abbastanza neutrali, prima di 60 l'obiettivo da 50 lire che avevo funzionava bene. Allora, intanto scelgo una foto. Scelgo una foto tipo questa. Questo è 0085. Guardate come si fa, eh? Però serve solo per 0085, si è detto. Ora mi vado sull'arte, la DRAW. 0085 questo. Apri con Photoshop e questo è un RAW.
Allora, diciamo lo lascio così, non mi interessa come viene fuori. Però se scattate in questa maniera, io posso prendere l'immagine in bianco e nero, allora, seleziono tutto, che CTRL A, o me la, CTRL A, CTRL C, vado sul NEF, CTRL V, vado sui livelli, perché automaticamente mi incolla i livelli, piccio due volte sullo sfondo, perché non mi serve nessuna copia, lo metto in primo piano, e gli do metodo luminosità, cioè, scusate, colore. Cioè, questa era l'immagine originale a colori, questa è l'immagine con... Chiaro? Non so se avete capito cosa ho fatto. Ho separato il colore dalla luminosità. Ho usato il bianco e nero come base, ora qui ci sono delle zone bruciate, però è l'esempio per correggere una foto a colori partendo dal bianco e nero. Scatta. Però te questa l'hai scattata? Io gli ho detto fammi il bianco e nero, okay. Ho usato il JPEG in bianco e nero, okay. E ho aperto il NEF a colori, perché il NEF non è in bianco e nero, perché io ho un JPEG in bianco e nero e un NEF, okay. Che è a colori, che lo ritrovi nell'SD, che lo ritrovi nell'SD, magari un po' più pensetto, ma sì, va bene, io ho le mie impostazioni sulla macchina, però partendo da un NEF e una scala di grigi di un JPEG riesco a bilanciare le ombre senza diventare matto, a parte cioè, qui questa zona è bruciata, però un altro metodo, dato che si parla del colore, è luce ombre, però è un po' distruttivo. Allora, se io vado, mi devo ricordare dov'è perché non lo uso mai, immagini, regolazioni, ombre, luci. Questo fa la solita cosa, però è un pochino finto e va saputo modulare. Cioè con questo si fa le solite, cioè si fa la solita cosa, cioè volendo io posso fare anche quasi virato il bianco e il nero. Cioè questo è quello che era prima, questo è quello che è dopo, però a me sinceramente non piace. Infatti vedo anche il ramo. Sì, ora lascia perdere che ho esagerato, no? Però se faccio una cosa normale. Sì, è vero che mi bilancia questo, però ecco, lo potete usare volentieri se non volete diventare tanto tanto flash. Ti ripeto, è uno strumento che mi entusiasma poco, cioè io preferisco il metodo tradizionale, me lo gestisco, lo metto in semitrasparenza, faccio un bianco e nero, un mezzo colori, ci vado di bruciature. Altrimenti faccio un livello nuovo, prendo il pennello, ci vado col bianco, col nero. Guardate questa è una tecnica. E poi gli dico luminosità, vado in trasparenza. Forse se gli do qualcosa di più dello zero, qualcosa fa. Questa ho dato a parsimonia, va, perché questa è, vedete, sbianca, altrimenti luce soffusa, vedete? Luce soffusa è come se mettessi un filtro davanti, eccolo qua, guardate, luce soffusa, simula la luce, però questa è una lezione che farò per lì. Luce soffusa è nei metodi dove c'è normale, normale qui, se fai un livello nuovo, prendi il pennello, prendi il bianco, perché schiarisce il bianco, giustamente, e gli dai metodo luce soffusa. Se vuoi scurire, fai un altro livello, prendi il pennello, prendi il nero, e gli puoi dare sempre luce soffusa, perché parla di luci, e vado in semitrasparenza, vedete? Questo è un metodo pittorico, però funziona sempre, funziona anche con l'altro, ma funziona con lo show. Io direi che intanto ci si ferma lì, ora si fa i compitini a casa. Allora, questa è la terza, non è qui, io mi devo dimenticare di metterlo di là, perché se no non ci tiro più fuori le gambe,
Sarebbe un po' come se tu dassi lo schermo, brucia. No, schermo e brucia è proprio un metodo di camera oscura, proprio devastante. Guarda, lo faccio vedere. Se io prendo lo schermo o brucia, io, allora, innanzitutto schermo e brucia devi andare direttamente sulla foto, non puoi fare un livello. Primo, io in questo modo vado sul livello e me la modulo io, e, perché gli do luce soffusa, simulo una luce. O bianco o nero. Brucia è come se applicassi questo effetto più il contrasto. Perché se io do brucia qui, se vado sul livello buono mi va. Allora, intanto, vedi, c'hai intervallo, ombre, mezzotoni e luci. Diciamo ombre. Intensità del brucia dello schermo deve essere sempre basso, 6%, perché se io questo lo butto al 100, ora devo aprire perché non va. Ah, perché sono sul livello sbagliato, scusa, cioè sono nel metodo sbagliato, portate pazienza. Questo è quello che fa il brucia. Lavora sulle ombre, sicché, allora, un livello, cioè una quantità accettabile è il 6%. Il 6%, ve lo faccio vedere ingrandito, ombre, diciamo, luci. Cioè, non è impercettibile, perché se io uso il 15 e vado sui mezzitoni, se li becco, qui li becco, cioè a questi livelli, se prendo invece lo schermo che lavora sulle luci, cioè capisci, allora, questi strumenti sono strumenti, cioè il funzionamento. Il meccanismo è il solito, a differenza che col livello lo controlli di più, questi ci devi andare con la penna e ci devi andare sicuro. Altrimenti dovresti fare una copia di questo livello e lavorarci sopra, capito? Cioè, schermo e brucia sono metodi da camera oscura, perché si chiamano in un certo modo. Purtroppo Photoshop si porta dietro le cose di 25 anni fa, sicché ti ritrovi tutti gli strumenti vecchi o quelli nuovi. Questo non è un metodo che c'è scritto su un manuale, questo è un metodo che uso io, che ho sempre usato io, capito? Però col bianco e col nero, come vedete, non è che te ne accorgi, eh. Te ne accorgi se fai passaggi di profili, allora te ne accorgi come c'è lavorato, perché una cosa del genere, se fai trasformazioni da un profilo colore a un altro, vedi il bianco. Chiaro? Se volete questa foto, ve la metto sulla chiavetta e ve la passate. Così ci studiate. Proviamo a fare qualcosa con te qui. Faccio qua un'ora di esercizi. Copiamo. Sono le 10, siete arrivati alle 9:10, è un'ora di spiego. Allora, questa ve la metto nella chiavetta. Immagine fede. Ora io però ho concentrato il tutto, non è che bisogna. Poi tanto c'avete il video, vi state un pochino dietro. Ho dovuto concentrare perché mi avete dato buca l'altra volta. Sì, che è? Lo strumento top ve l'ho fatto vedere, che è un troiaio micidiale, a parte i rari casi. Lo stampino ve l'ho fatto vedere, ora vi ho fatto vedere un po' di bianco e nero. Ora vi do la cabina, io mi faccio la cosa sigaretta, quando ho finito di espellere la cabina. Non lo dico così, la certo.
Eh? La frullis. Stavo troppo.